Ecco, qualche immagine la stiamo vedendo, supporta quanto noi stiamo dicendo, e saranno anche questi pezzi poi sì, che vedremo in mostra a Brescia. Questa insoddisfazione continua, cioè non mi bastava più, non mi bastava più, non mi bastava più. È questo che porta ad essere sempre più creativi, più stimolati. Sì, 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 solo che adesso lo riverso sugli altri. C'è una ragione per cui io sono qui. Siccome io ormai ho raggiunto una anche abbastanza veneranda età, e quindi i giovani, cerco di dare quello che conosco ai ragazzi. Posso confessare una cosa? Molto volentieri. Io sono qui sulle spine, io non amo essere intervistata, non amo apparire, non amo, però Paolo è un giovane, certo. Don Giuseppe è un giovane, e quindi sono qui per loro, perché certo, è giusto, se sappiamo che se abbiamo qualcosa da dare, passarla certo, a loro. Infatti, io so che in questo libro che ha portato Liu, e che è poi un libro scritto da lei, verrà presentato poi il giorno dopo, cioè domenica alle ore 17 ci sarà la presentazione di questo libro. E intanto che ne parliamo un attimo, io pregherei Liu di cercare quella pagina dove c'è una spiegazione. Se quella del Raku? Esatto, che è molto bella, se ce la potesse magari leggere dopo in conclusione, che ci sembra davvero particolare questa descrizione. Allora, presentazione anche di un libro con un accompagnamento musicale, che ci sarà un maestro presente. Esatto, ci sarà il maestro Andrea Damiano Cotti, che accompagnerà Liu con un breve concerto, e Liu farà una lettura interpretativa del proprio libro. Di parte del proprio libro. E sarà veramente una cosa estremamente emozionante. Io ho avuto la possibilità di vederlo e vorrei regalare lo stesso tipo di emozione a chi verrà da noi domenica 21. Molti ci hanno chiesto se Liu sarà presente domenica 28 alla festa del ciliegio. Questo purtroppo non sarà possibile, però ci sarà la possibilità di fare delle visite guidate alla sua mostra e rivivere quello che è appunto presentato Liu. Certo. Non sarà possibile perché bisogna andare a votare e io devo fare il mio dovere, devo tornare a Roma a votare. C'è anche questo impegno, sennò stavo qua. Fine settimana. Però sarà presente per l'inaugurazione sabato 20 alle 18, lo ricordiamo, e lì potrà incontrare anche le persone. Immagino che la cosa più bella sia di parlare proprio anche delle sue opere, di questa tecnica e trasmetterla magari come qualcuno avrà fatto con lei. Certo. Sarebbe bello. Sentiamo questo pezzo tratto dal libro di Liu. Allora, quando creo qualcosa io ne vengo completamente assorbita, e questo mi fa bene ed mi è di grande aiuto. Faccio statuine, poi ho cominciato col fare ciotole, le metto a cuocere nel forno. Io questa la chiamo la gioia nelle mani. Sì, io quando prendo l'argilla, così umida com'è, come sabbia di mare, è duttile, è generosa, io mi sento quasi felice. Ma io non so mai che cosa farò, non esiste un progetto preciso in me, ma io non voglio neanche che ci sia. Io mi lascio andare. Le mani vanno da sole, assecondando la cara materia, dal passato, pensate, un passato millenario, sia essa rossa e delicata, oppure bianca e grezza, dura, grezza. Io sento di avere tra le mani qualcosa di altamente spirituale, che mi rimanda ad antichi riti, e allora il mio pensiero va cercando di coglierne il segreto, il mistero. Libro che poi immagino dopo l'inaugurazione si potrà anche acquistare, ed è autobiografico? Un po' parte sì, la maggior parte è autobiografico, poi insomma, c'è un pochino anche di fantasia, insomma, no? Certo. Un pochino sì. Come nella vita. Come nella vita, per forza. Certo. Io ringrazio veramente di cuore sia Paolo, perché ha sempre delle novità importanti per la nostra città, e questo veramente fa onore a
gli organizzatori. Complimenti dunque. Grazie. Come responsabile ovviamente delle attività museali del Museo Diocesano. E ringrazio anche Liu Bosisio, perché averla qua indubbiamente per noi è stato importante, ma scoprire grazie anche questo lato che a noi è sembrato anche strano, di una creatività di questo tipo con delle opere così belle. Grazie. Non so, la telecamera è questa per la nostra Liu. Un ultimo messaggio, proprio un saluto agli amici a casa. Un messaggio ai bambini di una volta, perché ci sono dei ragazzi, dei giovanotti, dei padri di famiglia oramai, che mi vogliono bene, che mi scrivono ancora, perché io ho avuto la fortuna di fare per loro, di doppiare dei personaggini che ancora stanno nel cuore. Ad esempio, per chi mi ascolta, se lo ricorda, Spank, uno infatti per tutti, Spank, il cagnolino Spank, ve lo ricordate? Iaia, bimba. È come ecco dimenticarlo. Ciao, uno ragazzi dei tanti. Ecco, il messaggio dunque per i giovani è davvero molto bello. Grazie Paolo. E grazie poi comunque io sto su Facebook, chi mi vuole parlare. Io e lui ci siamo conosciuti su Facebook, quindi. Che bello, allora anche noi andremo mi potete parlare, mi potete scrivere, aggiunge la nostra amicizia. Va bene, certo, certo. Va bene. Grazie Liu, naturalmente. Grazie Emanuele. Grazie anche perché così è arrivata nella nostra città a regalarci. Tra l'altro bellissima tradizione. Bellissima, bellissima città. Hai visto qualcosa? Ancora no, sono arrivata ieri, sì, ancora no, però insomma. Rara occasione. Poi Piazza della Loggia mi ha fatto proprio, a parte la bellezza, poi il ricordo di quello che è successo. Anche il fatto tragico che fa effetto. Grazie ancora per essere stata con noi. Pubblicità, ci vediamo più tardi, sempre con te, in famiglia, in diretta insieme. Ciao a tutti e grazie.